Preoccupazione ieri pomeriggio a Scario quando un rimorchio in difficoltà è riuscito a guadagnare finalmente il porto. Al suo arrivo era pericolosamente inclinato e sembrava stesse affondando, tanto era l'acqua imbarcata. Tutto è iniziato con la chiamata alla capitaneria di Porto di Palinuro. Un SOS lanciato da un rimorchiatore che da Napoli era diretto in Sicilia, ma che lamentava problemi al pontone che stava trasportando e che chiedeva un porto vicino dove poter approdare in sicurezza. Subito sono intervenuti gli uomini dell'ufficio circondariale marittimo di Palinuro, guidati dal comandante Amalia Mugavero. Il rimorchiatore si trovava già davanti Camerota. Essendoci poche ore di luce, la decisione è stata quella di dirigerlo verso Scario, il porto più vicino. È così che, nonostante le difficoltà, monitorato e scortato da una motovedetta della capitaneria, lentamente il rimorchiatore ce l'ha fatta ad entrare in porto. Era ormai al limite e la paura è stata tanta che qualcosa potesse andare storto. Fortunatamente però tutto si è concluso nel migliore dei modi. L'equipaggio, composto da 7 persone, è stato tutto messo in salvo. Probabilmente un residuo di mare lungo ha creato problemi e fatto imbarcare acqua al pontone. Stamane il natante però è stato liberato ed è tornato alla sua posizione normale. La società a cui il rimorchiatore appartiene ha subito inviato dalla Sicilia dei tecnici per verificare le cause di quanto accaduto, intervenire su eventuali problemi e determinare la ripresa della navigazione.